Notte movimentata nei cieli lecchesi con lampietuoni e questa mattina è arrivata la grandine. Cosa sta accadendo? Lo chiediamo a Livio Perego del Centro Meteorologico Lombardo. Allora, in estrema sintesi dobbiamo considerare un forte afflusso di aria temperata e mite, pilotata da un'area di bassa pressione che è centrata sulle isole Baleari. Questo ovviamente in contrasto con aria fredda in quota ha determinato una forte attività cumuliforme temporalesca tipica quasi dei mesi estivi, che ha prodotto i temporali di questa notte, tuoni e fulmini e anche le grandinate di oggi, diciamo nella prima parte della giornata, in concomitanza con un ulteriore ingresso di aria fredda in quota. Tutto si verifica nell'ambito dei cambiamenti climatici di questi ultimi anni, perché in passato questi fenomeni erano veramente rarissimi nel mese di gennaio. Sì, decisamente sì, è una fenomenologia, come abbiamo detto, tipicamente estiva. Nei mesi invernali accade molto raramente, anche se dobbiamo dire negli ultimi anni sono fenomeni via via più frequenti. Questo ovviamente è una probabile causa dei cambiamenti climatici in atto a livello globale. Secondo lei si ripeteranno questi fenomeni nel breve periodo? A breve no di sicuro, dovremmo avere da domani un miglioramento che dovrebbe durare un paio di giorni e poi per il fine settimana è possibile un altro peggioramento, ma dovrebbe avere delle caratteristiche diverse, quindi con aria più fredda, temperature più basse e quindi questi fenomeni sono quasi sicuramente da escludere nei prossimi giorni.